Prima di partire per il mio primo viaggio, non avrei mai immaginato come e quanto quella decisione avrebbe cambiato per sempre la mia vita. Tutte le avventure devono cominciare da qualche parte. Io sono Simone di ilmiozaino.it e la mia avventura è cominciata nel 2012 in Australia. Come molti viaggiatori sono partito per un anno di viaggio e lavoro con il Working Holiday, che poi però si sono trasformati in 5 anni di permanenza in Australia, che a loro volta sono diventati quasi un decennio di viaggi, di lavorare in giro per il mondo e di avventure, che è un po' il tema di questo canale. In questo video ripercorreremo l'inizio della mia avventura, ma siccome sai benissimo che in questo canale io mi concentro sul dare consigli e veri e propri metodi in modo che tu possa avere le strategie per non fare gli errori che io ho fatto negli anni, ti darò appunto qualche consiglio su come cominciare una grande avventura e come cominciare a riempire la tua vita di avventure memorabili. Io ebbi la fortuna di partire con una mia amica, con cui condivisi i primi 2 mesi di viaggio. E partimmo subito dopo le superiori, avevamo 20 anni e la destinazione era Sydney. Appena arrivati a Sydney, andammo subito nella zona dei backpackers. Anche qua, storia molto divertente e il piano originale era quello di andare a Bondi Beach e trovare un ostello lì che avevamo già guardato, però allo scalo ad Abu Dhabi o a Dubai, e incontrammo un ragazzo italiano che ci disse: "Ah, ma la zona dei backpackers è a King's Cross, andate lì, fidatevi." Così cambiamo il piano lì allo scalo e arrivati a Sydney ci dirigemmo subito verso King's Cross e lì appunto. Per chi è stato a Sydney, per chi non c'è stato, c'è una grossa strada che sai, si chiama William Street e poi gira nella strada principale di King's Cross e girando l'angolo c'era un fiume di ragazzi in festa. Questa fu la nostra prima esperienza, il nostro primo impatto con la vita da backpacker. Andammo a trovare subito un ostello e la vita d'ostello fu veramente molto molto bella. Di giorno cercavamo lavoro e di notte invece ci divertivamo, bevevamo questo goon che è un vino schifosissimo in sacche. Sul cartone tra l'altro c'è scritto potrebbe contenere tracce di uova, pezzi di pesce, granchi, roba allucinante, però costava poco, non avevamo soldi, quindi mettevamo le mani su quello che potevamo. Ed era così, volevamo semplicemente trovare un lavoro e nel mente conoscere ragazzi e ragazze da tutto il mondo e divertirci, goderci la vita. Dopo circa di un mese a Sydney, quando il portafoglio cominciava ad essere vuoto, trovai finalmente un lavoro per una compagnia che si chiamava Ocean Cruises. Il primo lavoro in Australia per me fu una grande esperienza. Facevo il runner, quindi praticamente il cameriere che però non prende ordini, porta soltanto i piatti e sbaracca i tavoli su una barca. Tra l'altro ho detto Ocean Cruises, ma si chiama Australian Cruises, si chiama Australian Cruises, che circumnavigava, faceva un giro panoramico dell'Opera House, passava sotto l'Harbour Bridge, faceva tutto un giro molto molto bello, quindi era un bel lavoro appunto perché essendo appena arrivato in Australia, vedere tutti i giorni l'Opera House, passare tutti i giorni sotto l'Harbour Bridge era veramente, veramente bello.
Il lavoro era semplice, o almeno sarebbe stato semplice se avessi parlato una parola d'inglese, invece parlavo veramente pochissimo, ma tutti i ragazzi che lavoravano con me mi hanno aiutato tanto, tra cui un ragazzo italiano, Fabio, che saluto e che ringrazio, ed è stata una grandissima esperienza, che mi portò anche a passare uno dei capolani più belli e memorabili della mia vita. E dopo qualche mese, un mese e mezzo, due mesi che ero in Australia, era la notte di Capodanno, lavoravo ovviamente, però lavorando sulla barca eravamo parcheggiati direttamente davanti all'Harbour Bridge, e durante il momento dei fuochi d'artificio noi eravamo in pole position, proprio sotto quel ponte luccicante acceso, bevendo champagne e abbracciandoci con ragazzi e ragazze di tutto il mondo, e oggi è un Capodanno che non mi scordo sicuramente. Dopo pochi mesi di lavoro, siccome ero arrivato nel momento sbagliato, la stagione era già finita, quindi le ore sul lavoro in barca stavano cominciando a scarseggiare e dovevo trovare qualcos'altro. Quindi ho pensato che trovare un lavoro in farm sarebbe stato l'ideale, perché volevo accumulare il prima possibile gli 88 giorni necessari al secondo anno di visto. Così trovai una farm che era ipoteticamente di cavalli, il lavoro doveva stare dietro ai cavalli, ma non parlavo una parola d'inglese e quindi facevo parlare con il farmer, un mio amico tedesco, e per qualche ragione gli dissi una palla catastrofica e gli raccontai di avere 3 anni di esperienza con i cavalli quando avrò visto 2 asini in tutta la mia vita, e così mi dissero va bene, vieni. Mi comprai i miei stivaletti, il mio cappello da cowboy e partì per questo viaggio della speranza. Erano 10 ore di treno, 4 ore di autobus, 2 ore di macchina, e in treno avrei dovuto incontrare degli altri ragazzi, 2 inglesi, 1 irlandese, che anche loro dovevano venire a fare questa esperienza con me. E arrivato in treno cominciai a parlare con questi ragazzi, ci cominciamo a scambiare un attimo due idee, due opinioni, e a un certo punto mi chiesero: ma tu quanta esperienza hai con i cavalli? Io rimasi in silenzio, gli chiesi: ma e voi? E ci rendemmo conto che tutti avevamo detto una palla gigantesca, nessuno sapeva effettivamente fare il lavoro, ma la storia non è ancora finita. Arrivati alla farm, praticamente, cioè arrivati alla stazione, le ultime 2 ore di macchina erano insieme al farmer, e scoprimo che anche il farmer ci aveva detto una palla. Il lavoro era in parte dare da mangiare ai cavalli, ma non cavalcarli, niente di quello che c'era stato detto. Ma in realtà dovevo andare a fare stick picking. Stick picking è un lavoro indegno in cui fondamentalmente tu raccogli pezzi di legno che, ti dico, non parlavo una parola in inglese, quindi non so come mai fossero lì, però tu li raccogli, perché da quanto ho capito in questi campi di grano, se tu non li prendi, quando il grano cresce non li vedi più, passa la nebbia e si incastra in questi pezzi di legno. E comunque, ti dico, noi eravamo tutti felicissimi perché gli avevamo detto una palla, e una volta scoperto che non dovevamo effettivamente dimostrare alcune capacità equestre, ci siamo rilassati, anche se poi il lavoro era terribile. E effettivamente quindi guidavamo con queste jeep per questo campo infinito, ogni volta che vedevamo uno di questi legni ci fermavamo e lo raccoglievamo. Piccolo punto, piccola nota, questo campo era infinito, delle distanze immense per noi italiani, e quindi l'unico punto di riparo dagli uccelli che avevano i serpenti se volevano attraversare da una parte del bosco all'altra parte del bosco, in questo campo di grano dove ovviamente non c'era niente, era infilarsi sotto questi pezzi di legno. Così una volta trovammo era un king brown snake, piccolo per essere un king brown snake, 2 metri, però già da ucciderti, e il farmer ci disse che lo dovevamo uccidere perché ovviamente se lo lasciavamo in vita rischiavamo che qualcuno di noi sarebbe stato morso, e quindi essendo così lontani da qualsiasi ospedale, qualsiasi cosa, non avevamo altre opzioni. Così uno dei ragazzi, che era quello più vicino a dove era il serpente, con una pala riuscì a tagliargli la testa,
e lo portammo in farm, e il farmer ci disse: vabbè, adesso ce lo mangiamo. E quindi cucinammo il King Brown Snake e in onore al serpente. Il poverino l'ha dovuto ammazzare, però almeno ce lo siamo mangiato. E alla fine del video vi lascerò anche la ricetta su come cucinare un King Brown Snake. Questi sono stati i miei primi 3-4 mesi in Australia. Premetto che sulle farm poi farò un altro video, diversi video, perché è un argomento molto grosso. E mano a mano che andremo avanti vi racconterò di più dei miei viaggi, della mia storia. Spero che abbiate imparato qualcosa. Se così fosse, supportatemi lasciando un like, iscrivendovi al canale e andando a visitare il sito, la pagina Instagram, la pagina Facebook. Lasciatemi dei commenti se avete delle domande. E adesso la ricetta su come cucinare un King Brown Snake. Prima di tutto bisogna tagliare la testa, cosa che non mostro per correttezza. Poi la pelle si sfila proprio come un calzino. Fatto? Fatto. Dare la pelle in pasto a delle formiche carnivore giganti. Fatto? Fatto. Tagliare accuratamente il corpo del serpente in tanti bei pezzettini. Evitare il ragno gigante appostato sulla tenda. Aggiungere sale e pepe. Poi lanciare sul barbecue. Cuocere a dovere. Ed ecco pronto il vostro King Brown Snake, cotto e mangiato.